trovate nella mia cucina oggi l'insalata di riso a modo mio. Allora, questo è il riso basmati, lo 300 grammi di riso, lo so, è assai per due persone, ma io lo terrò anche per domani, perché questo mantiene. L'ho bollito nell'acqua salata e l'ho fatto raffreddare. Adesso a questo riso andrò a mettere i condimenti a modo mio. Questa è mortadella e pomodorini, sia gialli che rossi. Queste invece sono le verdure che ho bollito solamente con acqua e sale, ovviamente con l'acqua che le volevo bollire col vino, e sono zucchine, una carota, un pochino di piselli e i fagiolini che avevo nel congelatore. Sono co fagiolini non di quelli comprati in busta, ma i fagiolini che congelo io. Li spunto, li lavo, li asciugo e li metto semplicemente nella busta e nel congelatore. E adesso ce li vado a mettere nel mio riso. Queste sono due uova che ho semplicemente fatto con così strapazzate con un pochino di burro. Metto il formaggio, ragazzi, io faccio tutto ad occhio, purtroppo sono abituata così. Mia madre, quando ero piccola, ragazzina, diceva tu guarda e impara. Quindi le dosi sono soggettive, se a voi non piace qualcosa la potete anche togliere. Questo è l'insalatona di riso che faccio io. Adesso ho messo del formaggio grattugiato. Questa qui che ho messo adesso è la grana, il formaggio grana padano. Adesso vado a mettere anche un pochino di peperoni arrostiti. Per dare un pochino più di colore e di sapore. Forse dovrei tagliarli. Ragazzi, in cucina mettete sempre amore ciò che fate. Qua non siamo in un ristorante e neanche a casa vostra, quindi fate sempre
in modo che sia buono e non solo scenografico, almeno io la penso così. Poi ognuno a casa sua fa a modo suo. Avrei dovuto tagliarli prima, però metto altri due e adesso li taglio già dal momento. Adesso metto un pochino di sale perché non voglio che sia, come che si dice, sciapo o scialbo, una cosa del genere, e vado a mettere l'olio perché deve dare, diciamo, di qualcosa. Io il condiriso comprato, sinceramente, non mi piace. Adesso lo vado ad assaggiare per vedere com'è, diciamo, di sale e di sapore. Ragazzi, è buono. Spero che anche a voi piaccia. Io ci metterei anche il tonno che mi è avanzato l'altro giorno. Questo è tonno con olio. Lo vado a sgocciolare. Ragazzi, a noi piace, spero che piaccia anche a voi e c'è tutto, non c'è bisogno di mangiare neanche il secondo. Mettete un po' di tutto. Adesso assaggio di nuovo e vedo.
Un'altra mescolata. L'insalata di riso a modo mio è pronta. Là, ve la faccio vedere da più vicino. Adesso la copro con la pellicola e la metto in frigo fino a che dobbiamo mangiare. Adesso è pomeriggio, ecco, questa è l'ora. E qui sono 34 gradi sulla mia veranda. Ho dovuto accendere per forza il climatizzatore per preparare l'insalata di riso perché qui non si può stare. Adesso metto la pellicola, tolgo il macello che ho messo in mezzo e niente, io vi saluto alla prossima ricetta. Mi raccomando, se vi è piaciuta, mettete un bel mi piace. Se vi fa piacere, condividetela con i vostri amici sui social. Venitemi a trovare su Instagram, sono anche su TikTok. E niente, grazie per aver visto. Ciao!